Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 11 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. 2 contro 1. No, non si tratta della scena di un film violento, piuttosto di un conteggio planetario, due astre a vostro favore e uno solo contrario. Gli amici in questione la luna acquatica nel vostro segno e Urano che la solletica piacevolmente con un sestile. Contrario solo il sole in quadratura. Tenera la notte, come nel romanzo di Fitzgerald, impietosa invece la luce del giorno, che sottolinea non solo le rughe di espressione, ma anche le pecche più segrete, quelle nascoste nelle pieghe dell'anima, come le magagne familiari, i progetti irrealizzati per mancanza di volontà e di grinta. In compenso oggi più che mai vantate una sensibilità dolcissima e una creatività eccezionale. Bando al passato, i ricordi sono belli da accarezzare, ma se diventano zavorre è meglio lasciarli da parte, per guardare al futuro che vi aspetta, sollecitandovi a sbrigarvi, il tempo corre veloce, impegnativi per non perdere questo treno. La coppia potrebbe avere presto una casa tutta sua, o concretizzarne l'acquisto, tutto in amore procede per il meglio e la coppia vive la tipica serenità di una famiglia. Presto la coppia potrebbe essere una famiglia. I single avranno presto un incontro importante e risolutivo a patto di scegliere bene tra le persone conosciute. È inutile farsi prendere dai rimorsi o rimpianti, poiché avete fatto tutto con coscienza e siete riusciti a portare a termine tutti i vostri piani. Oggi potreste essere particolarmente distratti, soprattutto in amore. Dedicate del tempo sufficiente al vostro partner. Amore e mente dovrebbero viaggiare sempre unite, se si scollegano possono provocare dei veri e propri disastri. Non lasciare, oggi, che questo legame si spezzi. Oggi vi godrete una bellissima giornata, sarete il fulcro animatore della vostra compagnia, riscuotendo la simpatia e la stima generale. Evitate oggi le persone particolarmente noiose e pettegole, troverete un giovamento inaspettato nell'evitarle. Al contrario cercate rifugio nelle persone sincere e provatamente leali. Situazione complessa la vostra, abbiate più fiducia però nelle vostre risorse ed energie. Un buon momento per uscire da alcuni problemi che vi assillano. Se pensate che la vostra vita non cambierà mai siete soltanto impigriti o sfiduciati. Giove potrebbe dispensarvi la giusta fiducia per iniziare a cambiare qualcosa, a piccoli passi potreste ritrovare nuove energie per cambiare radicalmente la vostra vita. La giornata è piena di energia, frizzante, quasi iperattiva, un flusso di energia positiva e rivitalizzante vi pervederà grazie a una luna irresistibilmente magnetica e brillante. Un amico ha bisogno di te, usa il tuo sesto senso e chiamalo. Oggi dovrei dedicargli del tempo, anche se non era nei programmi, gli amici servono proprio a questo. La gelosia è un'arma molto potente che a volte funziona molto bene, quindi se il vostro problema è solo quello di sentirvi trascurati, cercate di trovare altrove un po' di appagamento. Il lavoro vi risulterà piuttosto faticoso, e avrete solo voglia di concedervi una vacanza. Se in questa giornata avvertirete un senso di spossatezza, non fatevi prendere dal panico, perché questo è forse il sintomo che avete lavorato o studiato troppo. La luna è nel vostro segno e voi alleggerite l'animo vostro con interessi culturali, artistici, sportivi. Chi vi circonda segue oggi il vostro esempio. Vi sentite ritemprati per tutto quello che, con una consistente fatica, siete riusciti a fare nella prima parte del mese di giugno. Se potete iniziate a pensare già, per i prossimi due giorni, a come coltivare il dolce far niente dei giorni di vacanza, appagando la vostra innata tendenza alla pigrizia, mentre in questo primo mese estivo, molte ansie passate vi sembrano ormai lontane. Luna protagonista nel vostro segno, piacevolmente elettrizzata da Mercurio e Urano in sestile. Peccato che suo marito, il Sole, non sia così benevolo nei suoi confronti e nei vostri, innescando un fastidioso braccio di ferro tra intuito e ragione. Felice chi se la passa al mare, al lago, in campagna, ma se vi siete messi in ballo per imbiancare casa o rimettere in ordine librerie e box, oggi non potete accampare scuse,
Ogni promessa è un debito che va mantenuto. Amore ed Eros. Se in coppia qualcosa da farsi perdonare c'è, fatelo subito, prendete il coraggio a due mani e scrivete una lunga lettera. L'atteggiamento più sbagliato sarebbe l'attacco, ironizzare per non scoprirsi e abbassarsi a chiedere scusa. Vi proponete senza alcuna timidezza a chi vi ha colpito il cuore e spesso incassate discreti successi. Il transito di Urano nel segno vostro amico del Toro, vi rende intraprendenti sul piano erotico e passionale, in special modo se nati dal 3 al 15 marzo. Anche Giove transita in angolo molto positivo per voi e sempre dal Toro, specie se appartenete alla prima decade. La forza dei sentimenti autentici nelle relazioni di lunga durata si esprime in tutta intensità e vi permette un appagamento emotivo notevole. Lavoro e denaro. Piacevole la cena o meglio in convivio rinascimentale con tutta la famiglia al completo, magari succede di rado, ma quando decidete le cose vi piace farle alla grandissima, un evento che rimarrà alla storia per la varietà, la raffinatezza, il gusto dei vostri manicaretti, tutti fatti in casa. Chi l'avrebbe detto che un artista, amante della poesia, del disegno, della musica, fosse uno chef così raffinato? La luna oggi vi aiuta nel mettere a posto una questione non facile in ufficio, in modo risoluto e anche piuttosto sbrigativo, ma non per questo non siete stati in grado di gestirla con garbo, competenza, equilibrio. Benessere. Se avete la fortuna di trascorrere il weekend al mare o al lago non vi perdete il vostro appuntamento con l'elemento acqua, una passeggiata sulla riva, un aperitivo nel baretto con vista. Ma per chi non appartiene a questa schiera di prediletti dalla dea bendata, pochine sono le alternative, una bella marina da contemplare, racchiusa in un quadro sulla parete, o due pugni di sale grosso aggiunti all'acqua in vasca per fingere di essere ai Caraibi. Giocate pure con la fantasia, rilassa. Per lei, sognatrici, ma sognare non basta, è arrivato il momento di quagliare, cogliete al volo il suggerimento che vi viene dato. È proprio quello giusto. Per lui, ma che vita spericolata, voi la preferite abbioccata, trasognata, rilassata, cellulare e sveglia giù dalla finestra, nel vostro vattato mondo interiore non c'è spazio per loro. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.